Lucia San Siro, la canzone di Roberto Vecchioni, per chi è nato come me sotto le luci di San Siro, ma per tutti i milanesi, per tutti gli italiani in tutto il mondo che ci seguono. Allora sono i miei auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti e tutti, perché poi purtroppo mi dimentico di qualcuno. Allora ringrazio comunque il professor Paolo Bosisio e gli amici del collegio. Eravamo seguiti tantissimo con l'angolo della scuola in tutto il mondo tramite le radio, il web, ma con Paolo Bosisio e con il collegio abbiamo superato, tra siti delle radio, la trasmissione televisiva Tu per Tu, il blog e non lo so quali diavolerie, 1,5 milioni di contatti. Grazie a tutti, abbiamo battuto, credo, anche le TV locali, mi spiace per le TV locali, viva le TV locali, sono sempre con voi, e boh, ascolti da network, ci dicono. Per gli amici dell'angolo della scuola, studenti, insegnanti, professori, radioascoltatori, ripartiamo il lunedì 13 gennaio su Radio Free, replica su tutte le altre radio del circuito. I primi ospiti, lo studente Andrea Grimaldo dell'Oriani Mazzini di Milano, il bando, Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, la dirigente dell'Istituto Galileo Luxemburgo di Milano, Anna Maria Morando e tanti altri, non me ne ricordo tutti, e Simona Rigoni di 7 volte. Un saluto agli amici che ci seguono per Stile Italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti. Un ringraziamento a Fabio Rosati e Cesare Borrometti che collaborano con me. Qui avremo Marco Corradini, Alberto Forbis, tornerà Cristiano Minellone, Iva Zanicchi, anche nel 2020 la Stile Italiano passerà il meglio della musica leggera italiana. Anche la rubrica televisiva Tu per Tu, il regista Giancarlo Danielli caricherà sul canale YouTube alcune puntate con Gabriella Golia, Diego Catani, adesso leggo perché non me li ricordo tutti, ma sono tantissimi, iscrivetevi al mio canale YouTube, i 42 anni di Antenna 3 Lombardia sul canale YouTube, Vittorio Feltri, un inedito, e un saluto a tutti anche gli amici di Sosteniamo Milano. Con gli amici di Sosteniamo Milano ci ritroviamo il 27 gennaio. Scrivetemi, non telefonate, perché io sono un insegnante, svolgo un servizio pubblico, sono in radio e in televisione, posso solo scrivere. Ciao, auguri a tutti di buon Natale e felice anno nuovo.